Ciao raga, allora ho appena finito di leggere Pelle d'Uomo, fumetto francese scritto da Hubert, disegnato da Zanzim, uscito l'anno scorso nel 2020 in Francia, è arrivato grazie a Bao da noi quest'anno nel 2021 e dai, sono contenta. Francese, che io vuoi dire francese alle francesi? Gli potevo dire un sacco di cose, ma sicuramente noi gli possiamo dire che non sanno fa fumetto, ovviamente disegnato benissimo, scritto benissimo, la sintesi, il grottesco, la cura dei dettagli, la narrazione perfetta, c'è tutto quello che caratterizza il fumetto francese. Siamo davanti a un fumetto storico, io parto scettica, non mi piacciono, lo apro, dico che è Fantaghirò, è ambientato in Italia nel Rinascimento, e invece mi stupisce perché nonostante la leggerezza che lo caratterizza, e invece mi stupisce perché nonostante la leggerezza che lo caratterizza, tratta dei temi molto complessi con intelligenza, quali l'identità di genere, la funzione dei corpi, l'orientamento sessuale e tanta altra roba. Leggendolo sembra da ascoltare uno stornello, sembra da ascoltare una fiaba, una canzone popolare francese. Ti immagini dentro la taverna a bere la tua birra con quello cogliuto che ti comincia a raccontare questa storia di Bianca, questa nobildonna che c'ha il matrimonio combinato con Giovanni, non gli va a tutte e due, giustamente. Bianca però vuole conoscere il marito prima di sposarlo. Allora che scopri? Che nella sua famiglia hanno questa pelle d'uomo che se la indossa lei diventa Lorenzo, un ragazzo bellissimo, giovanissimo. Se rimorchia il marito, scopre la sua omosessualità. E da qua parte tutto un viaggio attraverso appunto i generi, il corpo, l'orientamento sessuale. L'ho trovato molto queer e mi ha stupita e lo consiglio assolutamente.